e martedì siamo nel corso di un'attività di Cute Project. Una delle attività di Cute Project, oltre all'Africa, è quella di fare la prevenzione dell'ustione delle scuole. Quindi siamo alla scuola Borgarello, qui a Torino, dove ci sono i laboratori per i bambini. Questo fa parte anche delle attività che racconteremo con le collaborazioni nel 4 marzo della giornata di Cute Project, del Cute Project Day. Infatti ci sarà una presentazione proprio della Suzuki, che saranno i nostri sponsor nel 2018 per quello che riguarda queste attività di prevenzione. Queste attività di prevenzione in realtà sono partite inizialmente dalla creazione di un piccolo librino da disegnare per i bambini e sono sfociate in questi laboratori. In quest'anno scolastico 2017-2018 abbiamo fatto questo laboratorio per più di 1000 bambini, ovviamente tutto gratuitamente grazie al supporto di questa attività. Quindi questo è un altro motivo per venire il 4 marzo a Ronchi Verdi a Torino, per sentire proprio come si svolge questo tipo di attività. Come sempre c'è il foglietto, come in tutti questi video c'è il foglietto per ringraziare gli ultimi donatori, che sono Tamara, che ha superato i 3.000 euro, che era quello che chiedevamo. In questa tranche 1.500-3.000 euro adesso pubblicherò le fotografie di quello che sarà, di quello che era il nostro obiettivo, cioè comprare dei dermatomi. Che cosa sono i dermatomi? Sono degli strumenti che servono a rimuovere la pelle nei pazienti che sono ustionati e quindi hanno bisogno di sostituirla con della pelle nuova per levare della pelle da innestare. Questo perché? Perché Cute Project si occupa appunto principalmente degli ustioni e della loro cura, come il laboratorio che stiamo facendo adesso, che è il laboratorio per i bambini di prevenzione dell'ustione. Quindi grazie alla tranche da 1.500-3.000 euro che abbiamo raccolto, compreremo due dermatomi che lasceremo sia in Benin uno che in Uganda l'altro, e ne prenderemo uno di tipo pediatrico e uno per gli adulti. Poi invece per la nuova tranche, che adesso partirà tra pochissimo con un nuovo progetto, abbiamo già in mente e avremo ovviamente l'ambizione di raggiungere 5.000 euro, già ringraziamo Dina, Nuccia e Renato che hanno già donato. Quindi veramente io ringrazio tutte le persone che ci stanno seguendo con questi video, da parte mia, da parte di tutto il gruppo di Cute Project. I bambini sicuramente sono molto contenti di fare questo progetto di prevenzione e quindi soprattutto grazie all'aiuto di tutti riusciamo a fare tutte queste cose. Ci vediamo il 4 marzo, ma ci vedremo ancora con questi video, perché ringrazierò ancora le persone che faranno le donazioni. Grazie a tutti, arrivederci.